nazionale dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Per lei invece è stata una vittoria questa, Isabella. Beh, sicuramente noi l'abbiamo promossa questa causa, quindi non possiamo che esserne soddisfatti. Diciamo che l'unico rammarico può essere quello di esserci dovuti rivolgere all'Europa. Questo è garantito. Secondo noi la Costituzione è laica, la scuola è pubblica, di conseguenza è normale che, essendo pubblica, sia per tutti. Questo per tutti vuol dire che non deve fare delle discriminazioni. Un crocifisso discrimina, scusi. Certo, è discriminante. Ma da che punto di vista? Perché è l'unico, è un simbolo della religione cattolica. Ma lei lo sa questo che non la d'Italia, la cristiana, della cristianità, è cristiana, cristianità. Questo l'ha detto la Corte Europea, cattolico non alla quale ci siamo rivolti. È cristiano. Faccio presente che noi abbiamo firmato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, questo già da 60 anni. Sorrido perché vorrei chiedere alla gentile signora Atea chi è Vittorino La Feltre. Ma non ha nessuna importanza, no, perché se noi andiamo, è inutile che lei non mi pensa di, io non ho voglia di chiedere le sue polemiche. No, io le ho fatto una domanda, non voglio fare una polemica. Lo sa chi è Vittorino La Feltre? No, non lo so fa perché chi è lei è ignorante come una capra. No, guardi, questo è il concetto. Lei è ignorante come una capra. Perché se lei come questo padre che si copre la faccia, si copre la faccia perché ha paura di che cosa? Risulta che i cristiani uccidano, mettano bombe e facciano i terroristi? È pratica dei cristiani? No. Cos'è Cristo? Cristo è una vittima, è uno che è stato ucciso, non è uno che ha ucciso nessuno. A noi non interessa. I musulmani che hanno messo le bombe a Madrid, che hanno combattuto il cristianesimo con la violenza, loro sono pericolosi, non i cristiani che nessuno uccidono, Allora, e Cristo è una vittima, allora le sto dicendo, lei mi dica, visto che deve difendere, chi è Vittorino La Feltre? Risponda alla mia domanda. Ma io non sono qua per essere interrogata da lei. E io non sono qua per sentire un ignorante che non sa quello che dice. Beh, lei è un ignorante. È maleducato. Lei non può dire quello che non sa. Lei è offeso. E infatti io non lo sto dicendo. Lei ha fatto delle dichiarazioni. Ho fatto delle dichiarazioni che sono la realtà. No, non sono la realtà. Perché la Corte Costituzionale si è già. Ma cosa c'entra la Corte Costituzionale? C'entra. Tutto è figlio dell'ignoranza. La sua come quella della Corte. La Corte è ignorante come una capra. Parlerei però da croce. Sta dicendo delle sciocchezze. No, le sciocchezze le dice lei. Tant'è vero che non mi risponde. Viene qua ignorante. No, perché lei pensa che i giudici della Corte Costituzionale siano 7 imbecilli ubriachi di laicità. Ma cosa c'entra? Io sono più laico di lei. Non mi sbattezzo. Cosa c'entra lo sbattezzarsi? Beh, c'entra lo sbattezzarsi. Mi dica chi è Vittorino La Feltre. Mi dica chi è Vittorino La Feltre. Mi dica chi è. Quello che noi chiamiamo politica, chi è? A me non interessa, non so di cosa parla, perché è qui, perché non è qua. Non mi interessa, perché io sono per discutere qua. Ma cosa c'entra? Ma discutere di quello che non sa. Ma noi della lei storia, non sa neanche cosa vuol dire ateo. Storia, della lei non storia. Sa cosa vuol dire ateo. L'ateo non è uno che è contro Dio. L'ateo non è contro Dio, è uno senza Dio. E non gliene sbatte le palle di Dio. Non gliene frega niente all'ateo. Non si preoccupa di togliere il Cristo. Perché lei è dogmatica. Lei è religiosa, lei non è atea. Crede nel suo non Dio. Esatto. Questo concetto è importantissimo. Non è che togliere il crocifisso sia una scelta in cui comunque, dici che lasci il campo libero a tutto. È una scelta di campo. Io non volevo fare polemica. In un mondo più povero di valori. Come i giovani. Voglio arrivare alla fine. L'arbitro. Ci vuole intervenire Schwalba? Sì, ma l'arbitro non voleva fare polemiche. Io ritengo che sia mio diritto fare una domanda a una persona che è saggia di per quello che dice. Ha detto che una scuola cristiana limita la libertà di chi non lo è. Ecco perché le ho fatto la domanda. Se lei va al liceo Virgilio o al liceo Tito Livio, dice ma guarda, devo andare al liceo di persone che credevano in Marte, Apollo, Venere, non gliene frega niente. Tito Livio, Virgilio. Vittorino La Feltre è stato un grande umanista che voleva educare i giovani alla cultura, ma li educava tutti i giorni alla messa ed era contro la bestemmia. Allora il padre che si sente in pericolo, perché non chiede anche di togliere il nome Vittorino La Feltre, che è quello di un grande umanista cristiano? Lo faccio anche lei, perché uno dice lo vorrei dedicato ad Allah o a Maometto. Allora, quando io vado in una scuola che è dedicata a un signore
che ha educato i giovani alla cultura e li portava tutti i giorni a messa ed era contro la bestemmia, devo dire, io in quella scuola non mando mio figlio, perché Vittorio Nofrente per me è un cattolico pericoloso. Di più, Benigni forse è ateo e legge Dante. Perché non toglie Dante dalla scuola, Michelangelo dalla scuola, Mangioni dalla scuola, che educano quei principi che lei non conosce? Perché lei è ignorante, questo è lei, altro che atea, magari fosse atea. Ateo è uno che rispetta Dio, non che lo cancella. Oh, il Cristo è una vittima, è una vittima. Non delle istituzioni pubbliche. Ma scusi, ma il progetto universitario europeo, perché si chiama Erasmus? Lei vuole cancellare 2000 anni di cultura cristiana? Alessandro, scusami,